Incendio nel primo pomeriggio di oggi in zona Ardizzona Paternò all'esterno di un appartamento ustionato, un 56enne ricoverato al Cannizzaro di Catania. Paternò ha dovuto rinunciare per l'ennesima volta ai fondi della democrazia partecipata. La deputata regionale Martina Ardizzone pone l'accento sul problema ai microfoni di Chuck News. E in merito alla questione democrazia partecipata abbiamo sentito per una risposta alla deputata Ardizzone anche il sindaco di Paternò, Nino Naso. Riaperto oggi pomeriggio il ponte sulla provinciale 15, Valcorrente Paternò, ripristino definitivo della normale viabilità dopo oltre un anno di disagi e chiusure. Liste civiche e supporto da parte del Movimento 5 Stelle nasce su questi presupposti e sulla voglia di fare la propria parte per il territorio di Belpasso la candidatura a sindaco di Giuseppe Lucio Piano per le prossime elezioni. Il procuratore Carmelo Zuccaro ha ricevuto ieri sera dal commissario straordinario del comune di Catania Piero Mattei la candelora d'oro alla cerimonia nel Salone Bellini di Palazzo degli Elefanti. Catania riabbraccia la festa patronale di Sant'Agata dopo lo stop del Covid, oggi partecipata processione dell'offerta della cera nota come carrozza del Senato. Arrestata a Biancavilla, un giovane di 22 anni nascondeva in casa oltre 600 involucri di marijuana e un fucile clandestino. Torna il progetto Non più tutto nell'indifferenziata Bronte, si tratta di controlli effettuati in sinergia tra Caruter e Polizia Municipale per appurare se i cittadini selezionano correttamente i rifiuti. Al Santuario della Consolazione di Paternò, domenica sera, presentazione dei bambini alla Madonna, si riprende una vecchia tradizione. Buonasera dalla redazione, dai tecnici di Chuck News, bentrovati all'edizione delle 20 del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca, in particolare a Paternò. Paura nel primissimo pomeriggio in uno stabile di largo municipio per un incendio all'esterno di un'abitazione. Le fiamme non sono penetrate per fortuna all'interno, ma un uomo nel tentativo di domarle è rimasto ustionato e per questo è giunto l'elisoccorso che l'ha trasportato all'ospedale Cannizzaro. Sentiamo. Un 56enne ustionato è la facciata di un'abitazione un po' annerita. Questo è il bilancio di un incendio sulle cui cause per adesso vi è il riservo degli inquirenti, sviluppatosi nel primissimo pomeriggio di oggi a Paternò intorno alle 14 all'esterno di un appartamento ubicato al piano rialzato di uno stabile di largo municipio in zona Ardizzone a poche decine di metri dal palazzo municipale. Per cause in via di accertamento, le fiamme hanno aggredito la biancheria stesa sui fili al balcone, che in breve si sono estese alle masserizie presenti sul terrazzino. Nel tentativo di spegnere il fuoco, un 56enne è rimasto ferito alle mani e al volto. Sul posto è giunto un elisoccorso che l'ha condotto al centro grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania. A domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno completato l'opera intorno alle 16. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di piazza della regione a cui sono affidate le indagini per accertare le cause del rogo. Il comune di Paternò, e siamo passati alla politica, ha dovuto rinunciare per l'ennesima volta ai fondi della democrazia partecipata. La deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Martina Ardizzone, pone l'accento sul problema ai microfoni di Chuck News. Paternò ha dovuto rinunciare per l'ennesima volta ai fondi della democrazia partecipata perché non è stato mai approvato in sede comunale il regolamento che ne disciplina l'utilizzo. La deputata regionale Martina Ardizzone ha sollevato ancora il problema e dalla regione è stato inviato un commissario per verificare la situazione. Quello sulla democrazia partecipata è stato un tema trattato già in passato in consiglio comunale negli ultimi 5 anni, su cui purtroppo avevamo ragione. Dico purtroppo perché nei mesi precedenti il comune di Paternò, e ne vengo a conoscenza io adesso, ha ricevuto diverse sollecitazioni, diversi esposti da parte del Dipartimento regionale agli enti locali proprio per l'approvazione del regolamento che, ricordo, è obbligatorio dal 2019. Oggi, dopo tante sollecitazioni a cui il Dipartimento non riceve risposta, il Dipartimento stesso manda un ispettore che ovviamente noi evidenziamo verrà pagato dal bilancio comunale. Questo è una cosa gravissima perché non solo abbiamo perso all'incirca 130.000 euro nell'arco degli ultimi anni proprio perché
Non abbiamo utilizzato le somme sulla democrazia partecipata, che, come dice la legge, devono essere restituite alla regione se non vengono spese, e parliamo di somme che potrebbero servire alla cittadinanza per risolvere piccoli problemi, come potrebbe essere bitumare una strada, potrebbe aiutare magari a alcune scuole, diciamo, a risolvere problemi, potremmo riqualificare dei parchi, insomma, potrebbero essere, diciamo, delle risorse utili che soprattutto aiutano, cioè, servono a far partecipare attivamente alla politica cittadina, i cittadini paternesi, mentre invece ci ritroviamo non solo a vedere perse quelle somme che restituiamo, ma inoltre a pagare un ispettore. Ritengo questo sia gravissimo e ho attenzionato l'amministrazione su questo problema, mettendomi totalmente a disposizione per l'approvazione del regolamento. E sulla vicenda della democrazia partecipata al comune di Paternò, in risposta alla deputata regionale Martina Ardizzone, abbiamo sentito il sindaco della cittadina normanna, Nino Naso. Sindaco, parliamo di democrazia partecipata. C'è una nota della deputata regionale Martina Ardizzone che evidenzia il fatto che Paternò non ha mai utilizzato questi fondi e insomma si dice anche disponibile a dare al comune un regolamento. Noi ringraziamo la deputata regionale, diamo la massima disponibilità, ma si poteva svegliare anche prima perché si parla di 5 anni, quindi 2016 al 2021, dove si poteva portare avanti questa problematica del Consiglio Comunale, perché è un'attività specifica del Consiglio Comunale che si deve dotare di un regolamento. Noi abbiamo mandato vari input ai consiglieri comunali nella passata legislatura, addirittura loro erano magari a fine legislatura magari in maggioranza, però non hanno mai portato questo regolamento. Quest'anno ancora abbiamo continuato veramente a dare input al Consiglio e subito si sono messi in moto i consiglieri comunali, anche per iscritto c'è una nota a firma mia e dall'assessore Lofaro, l'abbiamo mandata alle commissioni, la commissione al bilancio, diciamo, l'ha già espletata e l'ha inviata alla commissione. Alla prima commissione che si occupa dei regolamenti. Quindi devo dire che nel momento in cui si dovevano fare determinate cose non sono state fatte, perché anzi si dava la possibilità all'amministrazione di poter lavorare sulla democrazia partecipata, ma era tutta un'attenzione che doveva avere il Consiglio Comunale. Questo nuovo Consiglio Comunale si è subito veramente messo in moto e già devo dire che siamo quasi pronti, quindi appena arriverà in Consiglio e approveranno il regolamento noi potremmo, ecco, lavorare su questi fondi che sono importanti perché danno la possibilità alla gente, alla città, alle associazioni di fare di portare avanti delle problematiche che possono servire a tutti. Possiamo dire che per il 2023 ce la faremo. Se il Consiglio Comunale, e in questo caso è attento, non è come il passato Consiglio Comunale di cui faceva parte con un ruolo importante il deputato Martino Ardizzoni, io penso che si farà. Poi, per la collaborazione, sapete che noi le nostre porte sono aperte e facciamo un servizio alla città. Nel pomeriggio di oggi la riapertura del ponte sulla provinciale 15 Valcorrente Paternò, ripristino definitivo della normale viabilità dopo oltre un anno di disagi e chiusure. Sentiamo. Ennesima puntata, ennesima presenza qui sul ponte dell'SP15, ma stavolta dovrebbe essere davvero l'ultima. Oggi è una giornata importante, si concludono i lavori di ripristino del ponte, territorio di Valcorrente, un punto di collegamento con Paternò, fondamentale per la viabilità anche di mezzi pesanti. L'ANAS ha annunciato il termine dei lavori per il pomeriggio di oggi. Ascoltiamo anche le parole dell'assessore del comune di Belpasso, Andrea Magri, che abbiamo interpellato proprio per parlare di questo traguardo che è stato finalmente raggiunto. Finalmente ci siamo arrivati. È un momento importante perché abbiamo avuto queste difficoltà nell'ultimo anno, anno e mezzo, dove per alcune settimane il ponte era completamente chiuso, anche perché andava capita la reale gravità della situazione, perché si poteva rischiare qualcosa di veramente più grave, visto che oltre il traffico veicolare fatto sul ponte, non ci dobbiamo dimenticare che siamo sopra la 121, quindi strada trafficatissima da migliaia di macchine quotidianamente.
Quindi ci siamo ritrovati a questo punto, finalmente devo ringraziare l'ANAS, soprattutto nella persona dell'ingegnere Privitera, che è sempre stato disponibile, ha fatto di tutto per far sì che questi lavori andassero nel modo più veloce possibile, ma cercando comunque di intralciare nel minor modo il lavoro delle aziende, perché oltre i cittadini e i lavoratori che passano quotidianamente da questo ponte, non ci dimentichiamo che è utilizzato come collegamento tra Paternò e Belpasso e la tangenziale da tutte le aziende che operano nella nostra zona industriale di Belpasso e zona commerciale di Paternò. Quindi siamo riusciti, anche avvisando, a ridurre al minimo i disagi e diciamo che è un ottimo risultato, finalmente siamo riusciti a far completare questi lavori. Ci hanno garantito che entro oggi pomeriggio si riapre al traffico, stanno completando le operazioni di ripristino proprio sul ponte, sono stati ultimati i lavori da sotto, i lavori strutturali, quindi possiamo dire che ci siamo. Oggi si riapre definitivamente e il traffico riprenderà regolarmente. È stato anche per il comune di Belpasso un percorso che avete seguito con grande attenzione, con continui solleciti, soprattutto nei momenti in cui sono avvenute le chiusure a seguito delle riaperture parziali che ci sono state nel corso di questi mesi. Sì, ci abbiamo tenuto particolarmente perché, oltre, come dicevo prima, alle varie aziende che sussistono nella zona, siamo a ridosso del centro abitato di Valcorrente, quindi è chiaro che chi si trovava al ponte chiuso cercava delle piccole strade alternative e si ritrovavano all'interno di piccole stradine del quartiere e devo dire che i residenti del luogo hanno avuto non poche difficoltà a gestire anche l'ingresso di mezzi pesanti che magari si ritrovavano qui un po' spaesati e cercavano una via di fuga. Magari per non tornare indietro l'autista cercava di infilarsi in qualche strada creando anche qualche danno ai residenti, però abbiamo fatto di tutto, ma dico alla luce del sole, per far sì che questi lavori si chiudessero nel minor tempo possibile. Quindi io credo che all'ANAS siano anche stanchi di sentire le mie telefonate e le nostre visite al comune di Belpasso, però devo dire che sono stati molto disponibili, hanno capito la problematica e si sono impegnati al massimo. Quindi li ringraziamo per questo da parte mia e dal sindaco Daniele Motta. Liste civiche e supporto da parte del Movimento 5 Stelle. Nasce su questi presupposti e sulla voglia di fare la propria parte per il territorio di Belpasso la candidatura a sindaco di Giuseppe Lucio Piano per le prossime elezioni amministrative. Lo abbiamo sentito. Belpasso si prepara alle elezioni comunali del 28 e 29 maggio. Chuck News ha già annunciato per il comune belpassese le candidature di Carlo Caputo, Salvo Licandri e Giuseppe Lucio Piana e illustrato il quadro politico che si configura per ognuno di loro. Giuseppe Lucio Piana, con un passato da segretario del PD sul territorio di Belpasso e già consigliere comunale diversi anni fa, è intervenuto ai nostri microfoni approfondendo alcuni argomenti chiave, confermando l'area politica e civica che lo sostiene per questa tornata elettorale e i principali temi del suo programma di lavoro per migliorare la cittadina. Da dove nasce l'idea, la volontà di candidarsi a sindaco della cittadina? Nasce dal fatto che il paese di Belpasso da 20 anni vede come rappresentanti al governo le stesse persone, quindi la nostra candidatura nasce come una candidatura di rottura contro il sistema che di fatto governa la città da troppo tempo. Ci proponiamo come una lista civica progressista assieme al Movimento 5 Stelle nel tentativo di scardinare le due compagini che si stanno presentando in questa tornata elettorale. Ecco, quali aree la sosterranno in questa corsa alla sindacatura di Belpasso tra liste civiche e partiti politici? Allora, noi abbiamo cercato di ricostruire il campo largo che si era presentato alla vigilia delle regionali, quindi il Movimento 5 Stelle, un campo progressista sostenuto anche da Sinistra Italiana. E abbiamo cercato di coinvolgere in questo progetto anche il Partito Democratico, il quale si è sottratto preferendo appoggiare una delle due compagini di destra. Ci sono dei problemi quotidiani, quali appunto quelli della spazzatura, problemi a lungo termine, anzi progetti quali il piano regolatore e la ZES, la zona economica speciale, che potrebbero costituire un volano per l'economia della città di Belpasso. Sul piano regolatore si parte dall'inizio, quindi è una bella sfida che avremo l'onore e l'orgoglio di affrontare. Rappresentiamo la vera alternativa di fronte a uno scenario che presenta due fronti di centrodestra che sono di fatto simili. Noi rappresentiamo la terza via, sperando di costituire una speranza di alternativa per questo paese.
Veniamo adesso a quelli che sono gli eventi collaterali alle festività patronali di Catania in onore di Sant'Agata. Si è svolta nella serata di ieri a Palazzo degli Elefanti la cerimonia di assegnazione della Candelora d'Oro a Carmelo Zuccaro, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania. A consegnare il prestigioso riconoscimento il commissario straordinario del Comune di Catania, Piero Mattei. Sentiamo. Per il suo totalizzante impegno di magistrato integerrimo è qualificato, oltre che infaticabile, nel lavoro. Dimostra raro equilibrio istituzionale e da esempio per le giovani generazioni chiamate al rispetto dei valori e a vivere nella legalità. Con questa motivazione, Carmelo Zuccaro, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è stato insignito della Candelora d'Oro. Nella serata di ieri, il commissario straordinario del Comune Etneo, Piero Mattei, ha consegnato al procuratore Zuccaro il prestigioso riconoscimento, giunto alla 25ª edizione, e assegnato ogni anno a personalità che si sono distinte nell'impegno sociale e nelle istituzioni per favorire lo sviluppo della città e dei suoi cittadini. La cerimonia di consegna della Candelora si è svolta nel Salone Bellini di Palazzo degli Elefanti, alla presenza del prefetto Maria Carmela Librizzi, dell'arcivescovo metropolita di Catania, Monsignor Luigi Renna, del rettore dell'Università Francesco Priolo e del presidente del Consiglio Comunale Sebastiano Anastasi. Sono onorato per questo riconoscimento che attribuisco più ai meriti della squadra che ho avuto l'onore di dirigere che alla mia persona. E però quello che ho voluto sottolineare è che al di là di questo, la cosa che per me è più importante, quella che è destinata a durare nel tempo, è l'attenzione che a mio avviso, con questa scelta, il nostro commissario straordinario ha voluto dare come indirizzo. Nella nostra città il problema principale è quello del recupero della legalità, perché la legalità, solo la legalità, che consente di promuovere uno sviluppo sociale sano, che consente di eliminare queste sacche di emarginazione, che consente di dare un futuro ai nostri giovani. Io credo che, lo dissi quando mi insediai in questa mia incarico, nella città c'è una grande sete di giustizia e c'è anche una grande sete di poterla vivere. Questa amministrazione della giustizia in prima persona c'è in questa città, perché questa città è fondamentalmente una città sana, che però è angustiata da tanti, da tanti, da tanti problemi e forse dal fatto che non sono state le persone più meritevoli, fino adesso quelle che sono state premiate in questa città. Però sì, io credo che uno dei modelli che questa città abbia, quella di poter amministrare la giustizia nel senso proprio più pieno della parola, vivendo i problemi della società e cercando ovviamente nel proprio ambito di tentare di risolverli. Della legalità, del lavoro serio, professionalmente impeccabile, al servizio delle istituzioni che il dottor Zuccaro impersona totalmente. Io credo che sia un ringraziamento che la collettività tutta ha dato tramite me, che sono da appena qualche giorno commissario qui al Comune, al procuratore capo della Repubblica di Catania, per esprimere quel grazie sicuramente corale, forse talvolta silente, ma che c'è in tutta la collettività sana che lavora e che spera che la sicurezza non sia soltanto un fatto di giustizia, ma un fatto di collaborazione da cittadino a istituzione. E restiamo sui temi della festa di Sant'Agata a Catania, ritornata dopo un'assenza di 3 anni a causa Covid, la processione dell'offerta della cera nell'ambito dei festeggiamenti patronali. Ha seguito per noi l'evento Mary Sottile. Festa di Sant'Agata a Catania, anno 2023, si ritorna in strada dopo i 2 anni di pandemia, dunque lo stop ai festeggiamenti. E la città si è riversata lungo le strade, via Atenea è stracolma di cittadini. In questo momento siamo davanti alla chiesa della Collegiata. Oggi è la giornata dell'offerta della cera, dunque tra poco le carrozze del Senato partiranno da Piazza Duomo per arrivare in Piazza Stesicoro, zona dove già tra poco arriveranno tutti i 13
Luigi Cerei, e noi questa mattina abbiamo fatto alcune interviste che oggi vi riproponiamo. Dopo due anni che manca, diciamo, la festa di Sant'Agata, però nei nostri cuori non ci è mancata mai, oggi abbiamo le candelore che ci annunciano che domani inizia Sant'Agata. Ecco, a quale momento della festa lei è più legato? Noi siamo legati tutti i giorni, per noi è sempre festa, perché il circolo si lavora 365 giorni l'anno nel cuore di Sant'Agata. Ecco, ma quest'anno dopo due anni di pandemia come accoglie questa festa? Io l'altro giorno ho messo su Facebook circolo in festa, significa che è un giorno bellissimo oggi e attendiamo stanotte Sant'Agata che esce insieme ai nostri devoti. Aspettavamo da tanto questa festa perché giustamente la viviamo forte questa festa e dopo tutto questo tempo fermi ci stiamo divertendo a fare festa per la nostra patrona. Ecco, si aprono oggi con le giornate dure, oggi e domani saranno insomma giornate intense per voi. No, oggi diciamo che è più densa la giornata, domani giustamente si fa quasi 22 ore di candelora. Quindi domani sarà più faticoso. Lei perché è legata a Sant'Agata? Perché da bambino mio padre, mia madre, io sono devoto, ho il sacco da quando ero bambino e seguivo sempre le candelore e sono nato con questa passione delle candelore. Giornata di Sant'Agata oggi è quella proprio dedicata all'offerta della cera. I catanesi da sempre sono legati proprio a questo particolare momento. Sì, sì, questo è un giorno di Sant'Agata che noi tutti ovviamente scendiamo per, sia per lavorare che vederci anche Sant'Agata. Da catanese e da fedele di Sant'Agata, che cosa vuoi dire catanesi? Godiamoci la festa fino in fondo, che dopo quasi tre anni ora è tutta per noi. Ma ricordiamo una cosa, Sant'Agata non è solamente nei giorni di festa ma tutto l'anno. Questo a prescindere. Il momento più difficile della festa di Sant'Agata per voi qual è? Non c'è un momento difficile, è tutto difficile, è tutto facile. Cuore, basta farlo col cuore. Da devoto cosa vuole dire? Viva Sant'Agata ovviamente. Piazza Duomo a Catania, siamo all'interno del comune di Catania, alla mia sinistra e alla mia destra ci sono le due carrozze che tra poco usciranno in città, in Piazza Duomo per attraversare via Etnea e arrivare in Piazza Stesicoro, la carrozza del Senato che attende il nuovo commissario e tutte le autorità qui del comune di Catania. Un momento molto intenso, oggi è il giorno dell'offerta della cera, ricordo che la festa entra nel vivo domani, ci saranno almeno 40 ore di processione nella due giorni del 4 e 5 febbraio. Non ho mai in passato visto, se non qualche decennio fa, una festa di Sant'Agata di queste dimensioni, di questa partecipazione, e questo mi fa piacere perché vuol dire che anche lo spirito religioso che nei nostri giorni spesso sembra molto annacquato è ancora vivo e mi fa piacere. Tantissima emozione, tra poco saremo sulla carrozza del Senato che ha una grande simbologia, una grande tradizione per la storia di Catania e domani abbracceremo Sant'Agata che ci darà il suo solito messaggio di speranza di cui abbiamo bisogno tutti noi catanesi dopo due anni di fermo, quindi abbracceremo la Santa e lei abbraccerà noi con il suo sorriso, con i suoi occhi sempre meravigliosi e pieni di grande bontà. Festa di Sant'Agata, lei aveva mai visto le carrozze del Senato che stanno per sfilare? Sì, da 47 anni circa. Quindi lei è un devoto? Abbastanza. Qual è il momento della festa a cui è più legato? La salita di San Giuliano. Dopo due anni di pandemia finalmente si ritorna, c'è una emozione per lei? Abbastanza, è una festa sentita da tutti i catanesi, è una... un vero rientro, diciamo, nelle festività catine. La carrozza del Senato sta arrivando, tu l'hai mai vista o è la prima volta per te? È la prima volta. Sei emozionata? Sì. Lei è devota a Sant'Agata? Sì, noi tutti. Dopo due anni di pandemia finalmente si ritorna, che emozione? Tantissima, tantissima, veramente. Una grande emozione anche perché la festa di Sant'Agata è veramente una grande festa. Va vissuta in ogni sua parte, chi non la vive proprio in questa maniera non riesce forse a comprendere il vero significato di una festa che spazia dalla fede al folklore a chi più ne ha e più ne mette, ed è veramente unica forse anche per questo.
Torniamo a occuparci di cronaca. Nascondeva in casa droga pronta per essere immessa nel mercato e un fucile clandestino. Per questo un 22enne biancavillese è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di polizia di Adrano. Sentiamo. Un sospetto rivelatosi fondato, così i poliziotti del commissariato di Adrano hanno arrestato nei giorni scorsi a Biancavilla un 22enne già noto alle forze dell'ordine per detenzione, fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione di arma da fuoco clandestina e delle relative munizioni. A condurre gli agenti nell'abitazione del giovane biancavillese, il sospetto che questi potesse conservare in casa della droga. Giunti sul posto e accertati della presenza del 22enne, i poliziotti hanno deciso di perquisire sia l'abitazione sia i locali di sua pertinenza e proprio nel garage hanno trovato diverse buste contenenti oltre 600 involucri di marijuana, tutte dosi pronte per essere immesse sulla piazza di spaccio di Biancavilla. Oltre alla droga, gli agenti di polizia hanno trovato durante la perquisizione, ben nascosti in una scatola, un fucile a doppia canna calibro 16 con matricola brasa e 16 cartucce, di cui due già inserite. Rinvenuti anche tre bilancini di precisione e altro materiale necessario al confezionamento della marijuana. Il giovane è stato quindi condotto in stato di arresto in commissariato per le necessarie operazioni di identificazione e successivamente, su disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto, nel carcere di Piazza Lanza a Catania. Restiamo in tema. I quartieri catanesi di Nesima e Librino interessati dai controlli dei carabinieri volti a contrastare l'illegalità diffusa. Controlli che hanno riguardato anche le strutture per anziani, riscontrate irregolarità in una struttura che è gestita da un paternese. Il servizio. Si sono concentrati sui quartieri catanesi di Nesima e Librino gli ultimi controlli per contrastare l'illegalità diffusa effettuati dai carabinieri della compagnia di Catania Fontana Rossa e del 12° Reggimento Sicilia con la collaborazione dell'Aspet NEA, sezione igiene urbana e Spresal. Controlli che hanno riguardato anche le strutture per anziani. Proprio una di queste strutture, situata nel quartiere Nesima e avente come amministratore unico un 42enne di Paternò, già noto alle forze dell'ordine, presentava carenze nella manutenzione dell'impianto del gas, mancanze che hanno portato i militari a disporre la chiusura provvisoria del locale adibito a cucina e deferire all'autorità giudiziaria il 42enne amministratore unico. Durante le verifiche alla circolazione stradale, invece, i militari hanno identificato oltre 20 persone, controllato circa 10 veicoli e rilevato 3 violazioni al codice della strada che hanno comportato sanzioni amministrative per circa 2.000 euro, il sequestro di 2 autoveicoli e il ritiro di una carta di circolazione. Nell'ambito dei servizi di controllo dei soggetti destinatari di misure restrittive presso le proprie abitazioni, i carabinieri hanno accertato l'assenza in casa di un 35enne che era sottoposto ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia. Rientrato dopo qualche minuto in casa, l'uomo è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari. Nel corso delle perquisizioni per la ricerca di droga e armi, infine, i militari hanno trovato un giovane in possesso di 2 grammi di marijuana, per questo segnalato alla prefettura. Non più tutto nell'indifferenziato a Bronte. Si tratta di controlli effettuati in sinergia tra la Caruter e la Polizia Municipale Brontese per appurare se i cittadini selezionano correttamente i rifiuti. A Bronte ritorna il progetto Non più tutto nell'indifferenziato. Si parla di controlli effettuati in sinergia tra la Caruter, società che si occupa della raccolta dei rifiuti, e la Polizia Municipale per appurare se i cittadini selezionano correttamente i rifiuti, evitando di inserire nella raccolta indifferenziata quanto poteva essere differenziato. La decisione è stata assunta dopo un vertice coordinato in comune dal vice sindaco Antonio Leanza, che ha visto la presenza della Caruter e della Polizia Municipale dell'ufficio tecnico. L'iniziativa non sarà però limitata nel tempo come in passato, tant'è vero che dal prossimo martedì sarà scelto un quartiere in cui gli operatori, insieme agli agenti, si accerteranno del contenuto dei sacchetti apponendo un bollino in quelli con immondizia differenziabile. Le persone ritenute recidive saranno multate. Siamo costretti a questo severo giro di vite, dice Leanza, per le tasche dei cittadini. Sarò più chiaro, nel 2021 il costo annuo sostenuto dal comune per il conferimento
smaltimento in discarica dei rifiuti indifferenziati è stato di 240.000 euro. Lo scorso anno abbiamo speso ben 750.000 euro. A pesare ovviamente è stato l'aumento dei costi a tonnellata imposto dalla società che gestisce la discarica, società che per evitare di riempirsi e diventare satura ha pure diffidato tutti i comuni invitandoli a conferire solo rifiuti indifferenziabili. Chi non si attiene rischia il blocco del servizio. Parola d'ordine quindi aumentare la raccolta differenziata, per il quale chiedo la collaborazione di tutti i cittadini. Fare bene la raccolta differenziata è un dovere di tutti, commenta infine il sindaco Pino Firrarello. Lo dobbiamo per l'ambiente, lo dobbiamo per noi. Ringrazio la maggior parte dei brontesi perché conferisce i rifiuti correttamente. È stato presentato oggi pomeriggio all'interno della Biblioteca Comunale di Paternò, Giovan Battista Nicolosi, il libro del presidente del Tribunale dei Minori di Catania, Roberto Di Bella, Liberi di scegliere, per noi, Mary Sottile. Si chiama Liberi di scegliere, questo è il titolo del libro di Roberto Di Bella, che è presidente del Tribunale per i minorenni di Catania. Oggi il presidente Di Bella è qui a Paternò non solo per presentare il libro, ma per parlare del problema della piaga e della devianza minorile, in particolare a Paternò, che è uno dei comuni purtroppo ad alta densità per dispersione scolastica. E il dato è proprio dei giorni scorsi, quello riferito alla città metropolitana di Catania, si parla di un 25% di dispersione scolastica, il dato più alto in Italia, addirittura è il doppio del dato nazionale, che è al 12,5%. Ma noi proprio abbiamo parlato con il presidente Di Bella, che sentiamo i nostri microfoni. Il libro racconta la mia esperienza in 25 anni di Calabria. Io sono stato giudice minorile in Calabria, a Reggio, per 25 anni, e in 25 anni ho visto tanti ragazzi che avevano possibilità di aspirare a una vita diversa da quella di morte, carcerazione e comunque sofferenza riservata loro dalla famiglia. Ho voluto raccontare in questo libro, che è un romanzo di formazione, la mia esperienza, le esperienze dei ragazzi che ho incontrato, delle madri che hanno deciso di fare anche dei percorsi di libertà molto importanti. Devo dire che sono molto contento perché il libro è letto moltissimo, e addirittura, notizia di qualche giorno fa, c'è una proposta di legge regionale che vuole farlo diventare un testo istituzionale, cioè di educazione alla realtà per tutte le scuole calabresi di ogni ordine e grado. Un'esperienza, quella che lei ha maturato in Calabria, che ora porta qui anche nella città di Catania. È proprio di qualche giorno fa la notizia che c'è un dato allarmante, parliamo di dispersione scolastica, un 25%, che è esattamente il doppio del dato nazionale. Cosa si può fare? Sì, Catania purtroppo è al 25,2, che è la prima tra le 14 città metropolitane. Si può fare molto. Devo dire che forse nei decenni non c'è stata un'attenzione mirata a questo problema, che è cruciale. Io credo che il 25% di ragazzi, bambini, adolescenti che non vanno a scuola è un dato che sostanzia una vera e propria bomba sociale. Tutti dobbiamo riflettere, perché dispersione scolastica significa povertà educativa, significa devianza minorile, disoccupazione giovanile, malcostume. È un dato, è un fenomeno che mina il progresso della nostra società, e quindi tutti dobbiamo muoverci in sinergia e porre all'attenzione dei decisori, dei politici, dei nostri governanti questo tema. Il problema della dispersione scolastica è un problema molto grave, e noi siamo stati ad una conferenza qualche mese fa, dove purtroppo Paternò aveva un primato. E allora ci siamo detti, insieme all'avvocato Maria Grazia Bannitteri, dobbiamo fare qualcosa, pensarci e fare sì che questo problema venga fuori anche a livello pubblico, che non sia soltanto un problema che gestiscono le scuole e l'ufficio di solidarietà sociale, ma che sia qualcosa che venga fuori pubblicamente. La dispersione scolastica purtroppo è una piaga al sud in particolar modo. Per quelle famiglie, soprattutto le famiglie di mafia, le famiglie di 'ndrangheta, dove i bambini sono condizionati da quell'ambiente,
la scuola rappresenta un modo di riscatto, un modo di poterli strappare da quelle famiglie per quelle 5-6 ore al giorno, e quindi farli confrontare con coetanei, con altre persone di altri ceti, di un'altra cultura, di un'altra base culturale, in modo che confrontandosi possono capire, imparare, conoscere, ed è la conoscenza che un giorno li renderà liberi di poter scegliere da che parte stare. Ovviamente so che per la dispersione scolastica si stanno cercando diversi mezzi, anche la soppressione del reddito di cittadinanza ai genitori che non mandano i figli a scuola. Bisogna sforzarsi, magari cercare di rendere la scuola ancora più accogliente per questi bambini, in maniera tale che possano sceglierla, possano sentirne come il bisogno e volerci andare volentieri a scuola. Si riprendono le vecchie tradizioni al Santuario Madonna della Consolazione di Paternò, dove domenica prossima verrà ripresa la presentazione dei bambini alla Madonna. Approfondiamo con le interviste al rettore e ai responsabili della confraternita. Domenica 5 febbraio alle ore 19 presso la chiesa Santa Maria della Consolazione a Paternò si terrà, su iniziativa della confraternita della Consolazione, la presentazione dei bambini alla Madonna. Siamo insieme a padre Juan Miguel Sanchez, rettore del santuario. Spieghiamo questa iniziativa. Ecco, la chiesa ha scelto dentro del cammino sinodale il cantiere della pietà popolare, della devozione popolare, per ripartire come popolo di Dio intorno alla nostra identità cristiana, alla scelta di vita, di autenticità, che tante volte dimentichiamo lungo il cammino della nostra storia. Come città, come paese, Paternò ha un vincolo bellissimo con la Madonna della Consolazione. Ecco, in questo cammino sinodale, questo invito vuole essere un riproporre a noi, a tutti i paternesi, un incontro con la Madre del Cielo. Ricollegandomi a quello che già aveva accennato il nostro direttore spirituale, padre Miguel Sanchez, uno degli obiettivi che quest'anno abbiamo come confraternita è quello di riprendere le tradizioni che legano la nostra città al santuario e quindi alla devozione della Madonna della Consolazione. Noi domenica riprenderemo quello che è la presentazione dei bambini che tanti anni fa i nostri avi facevano e portavano al santuario, e quindi sarà un'occasione bella non solo per riprendere questo genere di attività, ma anche quella di sponsorizzare, quella di far tornare ancora una volta un punto di riferimento il nostro santuario per la nostra città. Come confraternita impegnata in questa bellissima iniziativa, invitiamo tutte le famiglie, le neocoppie che hanno ricevuto la grazia appunto di avere un bambino tra il 2021 e il 2023 a partecipare alla Santa Messa delle ore 19. Al termine della celebrazione, ecco, presenteremo questi bambini alla Madonna con l'auspicio che crescendo possano portare avanti la devozione, l'attaccamento, la tradizione nei confronti del nostro santuario, della comunità orionina e della Madonna della Consolazione. Ecco, è un modo per riprendere le tradizioni antiche, ma anche per avvicinarci alle festività di maggio, e quindi siete tutti invitati con enorme gioia. Carabinieri di Adrano in festa per i 100 anni del maresciallo Salvatore Sciacca. Una festa speciale per uno dei pochi carabinieri ancora in vita in Italia ad aver giurato sia al re sia alla Repubblica. Presente anche il comandante della compagnia carabinieri di Paternò, capitano Gianmauro Cipolletta. Grazie a tutti quanti che siete venuti a trovarmi, a farmi visita. E ancora a vederci, ancora un pochettino. Io ringrazio tanto. Mantiene ancora la forza di un carabiniere forte e fedele, lo ha dimostrato anche nel giorno della festa dei suoi 100 anni. Si mette sull'attenti davanti al capitano Cipolletta e poi in un sol colpo spegne le candeline a tre cifre. Il maresciallo Salvatore Sciacca, servitore dello Stato e uomo mite, uno dei pochi carabinieri ancora in vita ad avere giurato al re e alla Repubblica. Oggi pomeriggio nella sua casa di Adrano lo hanno festeggiato i familiari
il sindaco Fabio Mancuso, che ha portato un mazzo di fiori, i soci e i colleghi dell'Associazione Nazionale Carabinieri, che hanno consegnato una targa, il capitano della compagnia di Paternò, Gianmauro Cipolletta, e i carabinieri della stazione di Adano. Con i suoi 100 anni, il suo sorriso e la sua dolcezza, il maresciallo Sciacca oggi pomeriggio ha conquistato davvero tutti. Capitano, abbiamo visto tanta emozione oggi festeggiare il maresciallo Sciacca, anche la parte sua. Sì, commozione, perché ovviamente vedere dal vivo persone che hanno fatto la storia dell'istituzione rappresenta per noi giovani il servizio attivo, davvero uno sprone per fare meglio e per trovare anche la forza nel quotidiano di fronte a figure così come il maresciallo Sciacca, che hanno davvero dato la propria intera esistenza all'Arma dei Carabinieri, davvero un motivo di valore e di riconoscimento nell'istituzione. Il fatto che ci si ritrovi adesso a 100 anni ancora in divisa è la dimostrazione che l'appartenenza all'Arma dei Carabinieri, lo spirito di corpo, va oltre la professione, va oltre, insomma, il semplice lavoro, l'attività professionale. È davvero c'è qualcosa in più che deriva dall'amore della patria, l'amore verso le comunità che serviamo. Questi sono 100 anni particolari, nei secoli sempre fedele, questo il riferimento di tutti i carabinieri d'Italia. Qui abbiamo un carabiniere speciale, abbiamo il signor Sciacca, che nella nostra città c'è da tantissimi anni. Ci ha voluto bene, noi abbiamo voluto bene a lui, è un punto di riferimento dell'Associazione Nazionale Carabinieri e oggi siamo contenti di festeggiare questo traguardo. Noi gli auguriamo tantissimi anni ancora di festeggiamenti affinché possiamo avere questo orgoglio nella nostra città di avere un carabiniere centenario. Filadelfio Sciacca è uno dei due figli del festeggiato che papà è stato, il nostro carabiniere. Io dico solo due parole: vi auguro di arrivare tutti al traguardo che è arrivato mio padre e poi anche di più. È un giorno particolare anche per voi, vero? Sì, 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 non ce l'aspettavamo, perché prima del Covid usciva, se ne andava a prendere il caffè, usciva da solo. Quando c'è stato il Covid si è accasciato e ora non esce più. Ma per noi è sempre una cosa, una felicità averlo fra di noi. Nicola Laudani, presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Adrano, una doppia emozione anche per voi. Ricordiamo il doppio giuramento del maresciallo Sciacca, perché lui è stato anche un real carabiniere. Esatto, voglio ricordare a me stesso e a noi tutti che il maresciallo Salvatore Sciacca è uno di quei pochi carabinieri rimasti ancora in vita, perché hanno vissuto dei momenti tragici della nostra storia. Il maresciallo Sciacca ha fatto la guerra, per cui si è arruolato in quel periodo della Seconda Guerra Mondiale, dove ha prestato praticamente il giuramento al re d'Italia e quindi ai Savoia, e poi successivamente con la fine della guerra ha prestato giuramento alla Repubblica Italiana. Ricordiamo un motto che il maresciallo Sciacca ripeteva sempre. Ma uno dei motti che io ricordo e che ricordiamo un po' tutti è quello che continuava a dire, che dobbiamo volerci bene adesso, perché dopo, tra parentesi, la morte non è più necessaria. Era piuttosto emozionato, l'abbiamo visto dallo spumante che ha fatto volare. Sì, infatti lo spumante ha rappresentato quello che io avevo dentro, esplosivo, perché io con Salvatore Sciacca ho avuto sempre un buon rapporto interpersonale, l'ho seguito fino a quando la salute sua lo consentiva, gli sono stato molto vicino e sono orgoglioso di questo. Poi lui ha fatto una cosa, insomma, che ci ha sorpresi a tutti: in un sol colpo ha spento le 100 candeline, 3 numeri. Non è facile? Non è facile, no, perché è la prima volta che io vedo una persona che riesce a spegnere le candeline quando è il momento del suo compleanno. Cosa rara. Ci fermiamo qui, ma la nostra informazione continua su ciactelesud.com, anche sui social, Facebook e Instagram. E per tutti gli aggiornamenti potete iscrivervi al nostro canale Telegram per i comunicati stampa. Infine potete utilizzare la mail redazione@ciactelesud.com. È proprio tutto, buon proseguimento di serata con i nostri programmi.